Non devo fare la doccia, ragazzi, la doccia me la faccio in camper, eh. Però guardate che figata sta cosa, ci sono pochi dentro, un po' mi sto lavando, La bella lavanderina che lava i fazzoletti nel motorhome. Cazzato. Buongiorno, bella gente, come state? Tutto bene? Io sto facendo un po' di bucato in camper, semplicemente con un po' di acqua calda, ci ho fatto con una bella dottina. E adesso cosa ho fatto? Per ottimizzare, uno dirà, ma come fai adesso? Ho messo un po' di sapone, adesso aggiungo ancora un po' di acqua calda. E per ottimizzare che cosa ho fatto? Le magliette sporche le ho messe per terra, utilizzandole come asciughini prima di fare il bucato, capite? Tutto ottimizzato alla fine per spendere sempre meno, va sempre di pari passo con l'idea del fare. È brutto il blog dal cesso, lo so, però c'è anche appannato tutto, guardate che roba, il blog dal cesso, però è il mio bagnetto che io amo. Per ottimizzare tutti i costi, per ottimizzare tutto quanto, comunque qui ci sono solo la roba intima, la roba grossa tipo le tute, tipo altre cose, le metto, le porto in lavanderia. Ecco qui il mio bel bucatino in camper. Magliette, mutande, calzine, un asciugamano di quelli piccolini. Ecco qua. La roba piccola la puoi lavare tranquillamente nel lavandino del camper. Adesso la mia gatta mi sta squartando qualche sedile. Nici? Cos'hai? Hai il matto? Guarda che mao, guarda che mao! Eccola lì, avete visto come... Guarda che mao! Non metto le unghie che te le stacco, eh! Ti mordo io a te, eh! Micio gatti, guarda che mao! Guarda che mao! Guardate come salta! Guarda che mao! Che mao! Sì, Nici, sei una gatta lenta, sei bella ma sei lenta! Eccoci qua, adesso si mangia la mia parte preferita, tre belle fettine di pane in cassetta, un po' di salamino e un'insalatina, ragazzi, dove trovo dentro aglio crudo, tre spicchi, cipolline borettane, insalata valeriana così sto calmo e pomodorini di quelli piccoli intagliati in due. Buon appetito! Manca di olio e sale, non ce l'ho messo. Che nervoso, non si apre il salame. Ah, ma io lo prego. Ta-na-o. Ecco, non fateci caso, alla brutalità, vabbè che lo sapete che sono un animale a mangiare. Un po' di sale e olio. Olio d'oliva buono, non ci rinuncio. 4-5 euro a bottiglia, mica chissà che cosa. E una bella birretta alla nostra salute. Salute! Mezzo rutto. Stamattina ho fatto un po' di tutto. Doccia, ho lavato i panni come vi ho detto prima. Bucato steso come vedete alle mie spalle, come vi ho già fatto vedere. La roba piccola la puoi lavare in camper, quella grossa è più difficoltosa, ci va la lavatrice, quindi l'accumulo ne ho un po' e poi la porto in lavanderia a gettoni. 4-5 euro e poi la ristendo là.
Tante volte la faccio asciugare, ma quando è inverno. Scusate lo sbiascicamento, ma è parte del gioco. È proprio vero. Il tempo, quando è bello, ti mette di buon umore. Nonostante, se ci pensiamo, quando piove, il terreno si rende, quando piove normalmente, il terreno si rende più fertile. Mimi, tu che sei piacentina, vuoi provare un po' di salame, Mimi? Mi sto sbattendo la faccia, vuoi provare? Mimi? No, mi guarda con la faccia da fantasma. Buona l'insalatina con l'aglio crudo. Un po' forte. Spesso noti lo sguardo della gente. Ti guarda con occhi stupiti. Dire spaventati mi sembrerebbe troppo. Dai, amici, sei venuto a mangiare? Mangia, amore, vieni. Che bellina che è quando si mette a mangiare. Mangia, amici, mangia. Dai, mangia con me. Tante volte se glieli metto dentro questo piattino di plastica, li vuole e no, i suoi crocchini. Dai, amore, ma si è messa a tavola. Era appoggiata sul tavolo a mangiare, guardate che forte. Seduta sulla sua carrellina, no, adesso si è posizionata come vuole lei, dai. Tante volte vi dicevo, la gente ti osserva, vede, si rende conto che sei lì, magari. E non abiti lì, cioè nel senso abiti lì perché il tuo campo è qui. Noti una sorta di stupore e fastidio, ma cos'è? Uno zingaro, però non ha la faccia da zingaro. Beh. Per me è una sensazione nuova, quindi in Spagna mi sono sentito straniero. In camper ti senti un po' zingaro, se vuoi, agli occhi di molti. Basta buttare via quel pensiero e andare avanti. Mi sono tagliato i pelini qua sotto della barba perché mi arrivavano in bocca un fastidio, ragazzi. Però un barbone deve avere la barba, perché il barbone è... Quando mi metto a mangiare io, si mette a mangiare anche lei. Sembra quasi una sorta di cortesia. È una cosa piacevole. E poi è diventata protettiva. Ti sta vicino. Sembra quasi che sia io il suo cucciolo e non lei la mia gattina. Magica, Mimi. Voglio un bene, figlio, ti attacchi. Tante volte salta giù dal camper e mi preoccupo, ma rimane lì fermo e mi guarda. Tu vai giù tranquillamente e le agganci questo col moschettone, no? Glielo aggancia al suo collarino che l'ho messo. Come se avesse capito, ma penso che l'abbia fatto, che il camper è cosa sua. Spesso si attacca su quei pianali dove sali, no? Quei pianali che avrete visto, dove c'è la portiera, come se si affacciasse a voler salire. Porca miseria, no, cazzo. Sono il solito rovescione. Ho rovesciato parte del succo che hanno creato i pomodori. Vabbè, l'ho asciugato al volo prontamente. Ah, mannaggia. Capita, capita. Cose normali, vita di tutti i giorni.
sempre meglio non lasciare cadere foglie di insalata dentro lo scarico del lavello della cucina, perché se si intoppa bene mi sa che devi smontare i tubi e soffiarci dentro, o comunque qualcosa del genere. Come una casa, ragazzi, come una casa in miniatura. Stamattina ho consumato un casino di acqua tra la doccia, i panni, niente niente, avevo buttato via quei 20 litri d'acqua. Sì, però fortunatamente avevo il contenitore delle acque grigie che era vuoto, e quindi vabbè, questo lo laveremo, tanto è acqua di pomodoro. Vedete? Tutto micro. Antina microscopica, quattro padelline in croce, tutto quello che serve, ma al minimo però. E ci fai tutto. Questo per dire quanta roba sprechiamo a livello di spazio, a livello di cose in più, di. Una radiolina che ho detto quasi quasi, intanto l'ascolto non ho ancora accesa. Anche qui una micro dispensa con piatti di plastica. Caffè. Pasta Barilla, frollini per la colazione, un dado vegetale, pasta fine che mi piace. Magari mi faccio una passeggiata giù con la Mimi. Mimi! Vediamo se arriva, se non si è addormentato.